A Dio la gloria, chiniamo il nostro capo, preghiamo. Signore, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore perché tu hai fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Grazie per la salvezza, grazie per il perdono dei nostri peccati, grazie perché ci hai lavati col sangue di Cristo Gesù e abbiamo la libertà di essere nella tua presenza. Dovunque siamo, dovunque ci troviamo, tu sei qui, tu sei lì. Dovunque, Signore, ti cercano, tu ti lasci trovare. E noi ti ringraziamo perché tu sei onnipresente, tu sei l'onnipotente. Signore, presentiamo tutta la tua Chiesa, il tuo popolo. Signore, questa grande difficoltà, questo problema, questa malattia, Signore, questo periodo così difficile per l'umanità, ti preghiamo con tutto il cuore di intervenire, di stendere la tua mano, di operare, Signore, di dare saggezza agli scienziati, ai medici, ma in particolare proteggi il tuo popolo, Signore, proteggi la tua creatura, aiutaci affinché in questo tempo possiamo stare in intima comunione con te, attraverso la preghiera, attraverso la tua parola, salva le anime, guarisci i corpi malati, ed ora, Signore, parla ai nostri cuori. Signore, benedicici insieme, mentre veniamo a te, ti offriamo il culto nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Ora ascolteremo due inni, un canto Naomi, un canto Mauro, per la gloria di Dio. Dio ci benedica. Signore, lo so.
quando vedo le promesse fatte a me, io continuo a dire che confido in te, ma ogni tanto il mio cuore non vuol capire, mi sopporti sempre, dici io ti amo ancora, io so che mi perdoni e sarò come te, io ti vedrò e il tuo immenso amore che non mi abbandona mai, non potrò capire quel che tu fai per me, è il tuo amore che spinge il mio cuore a te, ti desidero, immenso amore, ti desidero, Signor, non vivrei senza te, non ti lascio, immenso amore. Rivolgiamoci alla parola del Signore. Questo giorno leggeremo nel libro dei Numeri, capitolo 21, dal verso 4. Benedetto sei, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Parola del Signore meravigliosa, i nostri cuori abbassano la nostra vita. Libro dei Numeri, capitolo 21, dal verso 4. Dio ci benedica. Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Allora il Signore mandò tra i popoli dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore diede a Mosè, disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Signore, parla al nostro cuore. Il popolo di Israele era stato liberato dall'Egitto. Dio aveva operato in un modo meraviglioso, stupendo, glorioso. E il popolo di Dio era in cammino verso Canaan, verso la terra che Dio aveva promesso al suo popolo, a Israele. E nel cammino la Bibbia ci dice che il popolo iniziò a non apprezzare quello che vedo, a non essere grato e riconoscente a Dio, ritenendo che quello che Dio gli stava dando era poco. È proprio vero che quando ci vengono tolte le cose, le apprezziamo di più. Tante volte anche il popolo di Dio si lamenta del suo effetto. Il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro il Signore. Il popolo iniziò a mormorare. Questo fu il peccato di quel popolo. Naturalmente il nostro peccato può essere di altra natura. Nel cammino della nostra vita forse siamo caduti nell'arroganza, nella presunzione, forse nella fornicazione, non lo so, tu che stai ascoltando, qual è il tuo peso, il tuo peccato, cosa ti sta separando da Dio, qual è la tua condizione, ma questo popolo peccò di ingratitudine. Non apprezzò i doni di Dio. Siamo stanchi di questo cibo leggero.
Chissà quanti stanno ascoltando, fratelli, sorelle, amici cari, e stanno pensando quante volte mi sono lamentato e ora desidero e bramo anche quel po'. Siamo stanchi di questo cibo leggero, siamo nauseati. Questo fu il loro peccato e a causa di questo peccato ci furono le conseguenze del peccato, la punizione. Ci furono dei serpenti velenosi, ardenti, che mordevano gli israeliti ed essi morivano. E allora, ecco, iniziarono poi a riconoscere attraverso poi il veleno che circolava nel corpo e la morte di tanti l'uno dopo l'altro. Iniziarono a riconoscere il loro peccato. Iniziarono a ravvedersi, andarono da Mosè, dall'uomo di Dio. Dissero: Mosè, prega per noi, chiedi a Dio una soluzione. Qual è la soluzione mentre l'uomo muore nel peccato? Perché più che una malattia, più che un virus, più che tutto quello che potremmo dire stamattina, c'è un veleno che il serpente antico, Satana, il nemico delle anime nostre, sta mettendo nel cuore dell'uomo, nella mente dell'uomo, facendo passare il bene e il male il bene, distruggendo quello che è la parola di Dio dai cuori, la moralità, la spiritualità, la ricerca di Dio, la ricerca della santità di Dio, il camminare con Dio verso il cielo, il camminare insieme a Dio. E il nemico sta cercando, come fin dal principio, e se voi leggete la parola del Signore vi accorgerete come Satana, questo serpente antico, fin dal principio ha messo il veleno già nell'opera che Dio aveva compiuto lì tra Adamo ed Eva, la comunione che Adamo ed Eva avevano con Dio, il Creatore, facendoli peccare, quindi separandoli da Dio. Come Satana ha messo il veleno tra due fratelli, Caino che uccide Abele, come portò l'uomo ad essere malvagio e voler arrivare fino al cielo costruendo la torre di Babele. Saremo come Dio, voglio essere come Dio. E poi basta un virus per sconvolgere il mondo e far crollare tutta la presunzione umana, tutto il sapere, la conoscenza, la globalizzazione, tutto quello che l'uomo ha fatto. E noi preghiamo per questo, che il Signore intervenga, ma ci fa capire quanto siamo poca cosa. La Bibbia dice che siamo polvere, che siamo come un vapore che appare per un po' di tempo, che siamo come la polvere minuta sulle bilance, eppure l'uomo si gloria, si vanta delle conoscenze, di quello che è riuscito a raggiungere. E poi basta nulla per distruggere tutto quello che abbiamo. Qual è la soluzione? La Bibbia ci parla di come Satana mise delle città che vengono prese ad esempio nell'immoralità e che vengono distrutte, Sodoma e Gomorra. Come ormai l'uomo era totalmente privo di spiritualità, di ragione, dando spazio a quello che era la concupiscenza della carne, degli occhi, alla superbia della vita. Ma questo popolo andò da Mosè e Mosè pregò il Signore. Prima viene la preghiera, Mosè pregò. In questo tempo, fratelli, abbiamo un'arma, è la preghiera. Dobbiamo pregare. E credo che lo stiamo facendo, stiamo chiedendo a Dio di intervenire, di dare saggezza anche all'uomo, che lui possa stendere la sua mano. E Dio diede una soluzione, la soluzione che diede a questo popolo, che poi viene riportata nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, quando Gesù, parlando con Nicodemo, che era un religioso, un fariseo, capo dei giudei, un membro del Sinedrio, che era l'organo governativo degli ebrei, quest'uomo di notte si presentò a Gesù e gli disse: Signore, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio,
Perché nessuno può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Ma si sentì dire da Gesù: in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. C'è bisogno di nascere di nuovo. Signore, com'è possibile nascere di nuovo? Sono vecchio. E allora Gesù gli parla poi di questo testo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, perché questa fu la soluzione che Dio diede agli israeliti. Quando venivano mossi dai serpenti, al centro dell'accampamento Mosè alzò un serpente di rame. Tutti coloro che venivano mossi dovevano solo alzare lo sguardo. Che antidoto! Stiamo pregando che il Signore intervenga. E credo che l'unico antidoto per il peccato, per la morte eterna, è proprio quello che Gesù ci dice qui. Quando qualcuno guardava questo serpente di rame, veniva salvato, veniva guarito, un miracolo avveniva nel suo corpo. E quella era l'unica soluzione. Qualcuno avrebbe potuto dire: a me non mi piace questa soluzione, sarebbe morto. È come se in questo periodo qualcuno ci desse un medicinale. E noi preghiamo che possa accadere, che il Signore dia saggezza. Preghiamo per i medici, preghiamo per gli infermieri, preghiamo per quanti sono negli ospedali e stanno aiutando tante persone. Ma preghiamo soprattutto che il Signore intervenga salvando le anime, guarendo i cuori, guarendo le famiglie. Che questo sia un periodo in cui ognuno possa comprendere che non è padrone della propria vita, perché l'uomo si crede di essere padrone. E quindi tanti stanno pensando di rovinare i rapporti con le mogli, con i mariti, con i figli, credendo che tutto possono fare: divorzi, distruzione. Siamo liberi di esprimere la nostra sessualità. E a cosa ci ha condotto questo? Siamo liberi di fare quello che vogliamo, distruggendo quelle famiglie, i cuori. E il serpente Satana sta distruggendo la moralità, le famiglie, i figli. I figli credono che possono fare quello che vogliono. Ma qual è la soluzione? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù stava parlando della croce, della crocifissione. Il figlio di Dio sarà innalzato affinché chiunque crede in lui, come Mosè innalzò quel serpente, tutti dovevano alzare lo sguardo, vedere. Quella è la soluzione. Ti piace o non ti piace? Gesù non ha dato un'altra soluzione. Questa è la soluzione per la salvezza delle anime. Chi alza lo sguardo e contempla la croce di Cristo, accettando Gesù come personale salvatore, riceve il perdono dei peccati e la vita eterna. E dice qui il testo che Gesù riportò queste parole affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Ascoltate, perché Dio ha tanto amato il mondo. Che bello! Qualcuno in questo momento può dire: ma com'è possibile che Dio ama il mondo con quello che ci sta succedendo? Dio ci ha amato così tanto da donare il suo unico figlio. È morto sulla croce per noi. Chi donerebbe suo figlio per l'umanità? Gesù si è donato, è morto, è stato crocifisso. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Vai a misurare questo amore così grande, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E qui dice il Signore: chi crede in lui non è giudicato, ma il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Tu cosa scegli in questo momento? La vita o la morte? La luce o le tenebre? Se senti che il veleno del serpente nel tuo cuore, nella tua vita, possiamo rivolgerci in questo momento a Gesù, alzare lo sguardo. Dovevano solo alzare lo sguardo. Era una soluzione che Dio aveva dato. Gli uomini cercano tante soluzioni. Non sto qui ad elencarle, ma tutte le soluzioni umane sono fallaci e non porteranno la vita eterna. Ma la soluzione è quella che viene dall'alto. La nuova nascita si ha attraverso la croce, credendo in Gesù, accettando Gesù, confessando a Lui i nostri peccati, confessandoli e abbandonandoli. E la Bibbia dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato e si nasce di nuovo, siamo rigenerati,
Il Signore trasforma la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sentimenti, la nostra vita, e da quel momento iniziamo ad avere comunione con Dio, iniziamo ad avere questo dialogo, questo rapporto con il Signore. Mosè fece questo, lo alzò, tutti quelli che lo guardavano erano salvati. Gesù ha dato la vita per noi, è morto sulla croce, ci ha amati. La soluzione è alzare lo sguardo. Giosafat diceva: Signore, siamo senza forza dinanzi a questa situazione, ma gli occhi nostri sono su di te, fratello, sorella. Su chi sono gli occhi tuoi? Su chi sono gli occhi miei? Gli occhi nostri sono su Cristo Gesù, l'Onnipotente. Egli può ogni cosa. Signore, intervieni. Chiniamo il capo, preghiamo.